10 nuovissimo foot draft, però solo giocatori che partecipano al mondiale. Se volete comprare crediti a bassissimo costo per spacchettare e creare squadre dei vostri sogni o fare trading, trovate il miglior sito per velocità e grandissimi sconti. Con il mio coupon risparmierete ancora di più. Se siete degli esperti del settore, passate in tanti. Andiamo subito nel draft per fare questa sfida, il grande ritorno del foot draft, però modulo 4-4-2 e come detto solo i calciatori con le nazionali partecipanti al mondiale, quindi giocatori anche forti come Haaland, Salah, non possiamo prenderli. Let's go, 4-4-2 in linea. Capitani, allora, Saker, Bremer, De Ligt, Mané, Hernandez, tutti ottimi, ottimi, ottimi. Io quasi quasi vorrei prendere questa iconcina, anche perché la Croazia sta facendo un mondiale fantastico, quindi prendiamo una nazione sottovalutata. Vai con la torta Saker. A fianco prendiamo Peter Crouch e anche Kyle, entrambi hanno partecipato. Andiamo con Peter Crouch, era meglio quella World Cup però di versione, eh. Sadio Mané nuovo. Purtroppo il suo Senegal è uscito, però agli ottavi comunque ha beccato una top come l'Inghilterra. Poi prendiamo un altro croato, vai, un altro croato, regà, proprio carta speciale di questo mondiale, top. Andiamo con Gavi che ha fatto un mondiale, è uscito contro il Marocco, però ha fatto un buon mondiale. Bernardeschi e Candreva. Oh, che tolerone! Non partecipa, vai con Ottavio che lui partecipa anche se è uscito. Qui, mamma mia, raga, ma che merda è? Andiamo con Sergi Roberto, ma è una caccata esponenziale. Oh, eccoli qui! E qua è bello, che cavolo potremmo prendere? Io andrei con il buon e vecchio Lucio, brasileiro. Ci sono tantissime posizioni da rifare, speriamo in un tromper un po' più carino. Il Giappone con Nakata, dai, che ha fatto un bel mondiale. Quindi bello, bello, dai, il Giappone... Onore al Giappone che alla fine è arrivato, diciamo, in fondissimo per le loro aspettative. C'è Oliviero, uomo vero, che si è girato di nuovo. Però Eusebio, che meraviglia. No, è vero, Marchisio non lo possiamo prendere. Che merda. Ma vaffanculo. Cazzo, Marchisio era tanta roba, che peccato. O Figo o Cruyff, direi. Qua c'è la scelta, Cruyff o Figo. Io prenderei quasi quasi Figo per metterlo esterno, essendo che abbiamo Eusebio Saker. Andiamo con Luis Figo, doppio Portogallo. Ribéry, pulito Ribéry, anche se come detto ci facciamo ben poco. Vediamo se ci può servire altro, ma prendiamo Ribéry perché tanto altro non ci serve. Poi francese, mica male. Varandone, Varandone, titolare nella Francia che è in semifinale. Buono, buono. Questo è il timmettino, ci manca il terzino destro. Siamo sinceri, gli manca un po' il terzino destro. Però andiamo a giocare con Alisson, portiere titolare del Brasile. Lucio, leggenda del Brasile. Varane, titolare. Anche Hakuna Matata, titolare. Invece questo qui è un subentrato, diciamo è quasi sempre subentra. Mané, che purtroppo l'ha saltato, però doveva essere la punta di diamante del Senegal. Crouch ovviamente con l'Inghilterra ha giocato, anche Saker. Qui Ottavio assolutamente anche lui ha giocato bene, però ci saranno dei cambi. Nakata per Gavi, Eusebio per Crouch e Figo per Ottavio. E questo sarà il modulo che andremo a fare, un foot draft con solo scelte obbligatorie di gente che ha partecipato al mondiale. Fatemi vedere la vostra creatività, quali altri foot draft però posso portare? Lasciatemelo in un commento. Come sempre sostenetemi con un bel mi piace e lanciamoci nel match. Madonna, è stato male, ma che tiene un turbo? Peter! Prima che te ne esci, Peter! Ma scusami, Peter Crouch, sei alto 2 metri, l'unica cosa che hai è il colpo di testa e manco mi salti. No, no, no! Ferma Leao! Fermatelo! Mamma mia, già abbiamo sudato. Ehi, vai su Mané, vai su Mané. Bello, bello mio, corri. Corri, Sadio. Vola Sadio, palla fuori per Eusebio. Si gira destro e sinistro. Ma che fa Figo? Ma Figo è l'impostore. Ma Figo è un impostore, pezzo di merda. Bello Sadio. Vai Sadio. Un bel crossicino, perfetto Saker. E questa è una girata di qualità. E questa è una girata di qualità. Porco due come si è girato. Guarda, lo faccio pure io, guarda qua, così. Boom. Alanca, l'età, l'età avanza anche per me. No, Lucio, ecco qua. Quando io nella vita non prenderò un kickoff glitch, il mondo, le auto volano, signori, le auto volano. Io faccio gol, mi impegno e tutto, boom, kickoff glitch. Un 3 secondi, boom, via, kickoff.
Vabbè, sì, tua madre però è un passaggio e lo tiri addosso. Un altro passaggio tira addosso. Ah, figlio mio, ci fai non fare un passaggio addosso all'avversario? E non lo so io. No, no, fuori gioco. No, che culo, che sbatti. 3 a 1, no, ce la dobbiamo fa. Si deve rimontare, si deve rimontare. Buona. È buona. Torta. La torta. La torta Sacher! La fottuta torta Sacher! Siamo vivi, non molliamo! Andiamo signori, andiamo! Bello! Sì! Guarda che bel buco! Guarda che bel buco! Tripletta! Tripletta! 3 a 3, non è finita! Guarda che bel buco! Guarda che bel buco! Metti il corpo, ti prego, metti il corpo! Oddio! Eu! Eusebio! Eusebio! Tua mamma... Vai! Corri! Credici! Corri! E ricredici! Mamma mia che palla è merda che ti ha dato Mané. Mamma mia, Mané, che piedi. Mamma mia, figo. Finta di figo. Vada fuori. Pernacata. Maier. Eusebio! Eusebio! E chiudi questo match! Eusebio! 5 a 3, chiude questo match. Che cartone. Porco tu, e quitta pure l'avversario. Fai vedere qua che performance. 2 gol e 2 assist e 3 gol. Mamma mia. Zitto zitto. Fa una performance Sacher. Cioè, il più sottovalutato di questo team. Anzi, sicuramente il più sottovalutato. Perché guarda qua, un icon che tu dici, vabbè, farà cacare. E invece... beccati qua, mamma mia, ha fatto una performance, raga, clamorosa. Micidiale il tiro, tiro micidiale, mi piace un botto. Complimentoni a questo qui. Che draftino che abbiamo fatto. Signori, è il termine anche di questo draft. Spero davvero che vi sia piaciuto. Draft esotico con delle grandi, grandi rivelazioni. Io spero davvero che vi siete divertiti e vi è piaciuto. Come sempre, un bel mi piace. Nei commenti fatemi sapere la vostra. Quali altri draft posso portare? Iscriviti al canale, attivando sempre la campanellina. Ogni giorno 14 nuovo video. Passate ai miei social network. E dopo questo vi ringrazio di essere video. Vi ringrazio di sostegno. Dex è tutto. Haters make me famous. Storm is coming. So you better start running. No, you can't control. Feel it in my bones. I'm coming for the, coming for the.